Ci sono diverse cose al mondo che dividono le persone in due campi. La pillola rossa o quella blu. Il lato oscuro della forza. PC o il Mac. Oggi parliamo di questa coppia. Ferrari o Lamborghini. Una volta fatta la scelta è per tutta la vita. Per decenni Ferrari e Lamborghini sono state presentate come rivali. Ma il fatto è che in realtà non sono mai state concorrenti. Ecco quindi la vera storia dei due leggendari marchi automobilistici. La Ferrari è arrivata prima. Lasciate che vi porti a Modena, una piccola città del nord Italia. Lì, negli anni 20, un pilota di auto da corsa chiamato Enzo Ferrari guida un Alfa Romeo e vince diversi premi. Non solo gli piace correre, ma si interessa anche a tutto ciò che sta dietro le quinte, come la gestione e lo sviluppo delle auto Alfa Romeo. Ma c'è una nube oscura sulla sua professione. Due eccezionali piloti di auto da corsa, Ugo Sivocci e Antonio Ascari, vengono improvvisamente a mancare. Questo colpisce profondamente il giovane Ferrari. Gli fa vedere chiaramente il vero costo dell'impegno in uno sport così pericoloso. Dopo la nascita del figlio Alfredo, Enzo Ferrari si ritira ufficialmente dalle corse. A quel punto ha partecipato a 41 Gran Premi e ne ha vinti 11. Ma il fatto di non essere più un pilota non significa che Ferrari abbandoni completamente le corse. Dopotutto è la sua vera passione. Dopo il ritiro, Enzo Ferrari costruisce la sua squadra corse, la Scuderia Ferrari. Non c'è da stupirsi che, con un mentore così eccezionale, la squadra ottenga un successo incredibile e appaia con l'emblema della squadra sulle sue auto Alfa Romeo, un cavallino rampante. Nel 1933 l'Alfa Romeo smette di sostenere i piloti della scuderia per motivi finanziari. Nel 1937 la squadra viene sciolta. Ferrari lavora per l'Alfa Romeo ancora per diversi anni, ma se ne va dopo un disaccordo con il direttore. Fonda un'azienda che fornisce componenti alle scuderie e produce le sue prime due auto. Infine, nel 1947, la sua azienda chiamata Ferrari inizia a produrre auto con il suo nome e l'emblema del cavallino rampante. Naturalmente, essendo ossessionato dalle corse, si concentra sulla velocità e sulle prestazioni, trascurando il comfort del pilota. Finché si guida velocemente e si vincono le gare, il resto non ha molta importanza per il fondatore. La Ferrari avvia un nuovo team di successo che gareggia con le sue auto e che ben presto rende il marchio incredibilmente popolare. Il fatto è che la Ferrari non produce solo auto da corsa. Per espandere l'azienda e attirare più clienti, produce anche auto per la città. Proprio come le auto da corsa, sono veloci ma anche scomode, rumorose e difficili da guidare, soprattutto per lungo tempo. Ed è qui che entra in gioco Ferruccio Lamborghini. Nato in una semplice famiglia di agricoltori, è cresciuto nell'Italia rurale. A differenza del signor Ferrari, questo giovane non è interessato alle corse, ma Lamborghini è ossessionato dalle macchine agricole. Così, in seguito, studia meccanica, fonda un'azienda chiamata Lamborghini Trattori e inizia a produrre trattori. Sì, le prime Lamborghini sono trattori. Gli affari vanno bene e ben presto il nostro secondo protagonista diventa un uomo ricco che acquista auto di lusso. Ha molti modelli, ma la nostra storia riguarda una marca in particolare. Così, nel 1958 acquista una costosa Ferrari 250 GT e l'auto lo delude. Non fraintendetemi, ammette che è una buona auto, ma è troppo ruvida per essere un'auto da strada e troppo rumorosa. Inoltre ci sono continui problemi con la frizione, per cui il signor Lamborghini si reca spesso dai tecnici, ma il problema non scompare. Infine scopre che alcuni dei pezzi di ricambio utilizzati per assemblare una costosissima Ferrari sono gli stessi utilizzati per assemblare i trattori Lamborghini. Completamente infastidito, Lamborghini inizia a cercare un'occasione per parlare con il signor Ferrari in persona. E la trova. Durante l'incontro racconta a Enzo Ferrari tutto ciò che non va nelle sue auto. Ma il signor Ferrari non importa e non accetta critiche. È molto fiducioso e soddisfatto dei suoi modelli. Le sue auto sono le più veloci del mondo e questo è ciò che conta. Quindi dice a Lamborghini di progettare la sua auto se è così intelligente o di continuare a costruire i suoi trattori e di sparire. Lamborghini non ha intenzione di arrendersi.
al contrario, modifica la sua Ferrari in modo da superare i modelli originali. L'uomo inizia a produrre le proprie auto, ma da cliente non soddisfatto dei modelli in commercio, pone l'accento sul comfort e sull'affidabilità. Nel progettare una nuova auto, tiene conto dei difetti di tutte quelle che ha posseduto. Nessun problema con la frizione, più spazio, meno rumorosa, che non si riscaldi troppo e così via. Ferruccio Lamborghini non ama le corse. È un uomo ricco e vuole il massimo da un'auto per i soldi che paga. Vuole un'auto Gran Turismo impeccabile e inizia a produrla per le persone che la pensano come lui. Meno di un anno dopo il colloquio con Enzo Ferrari e l'apertura della fabbrica, presenta la prima vettura, la 350 GTV. Il punto di maggior critica è il design, che il pubblico non prende bene. Così Lamborghini la rifà completamente e nasce il modello 350 GT Lamborghini. Tutti conosciamo il logo del marchio, un toro infuriato su sfondo nero. Ma perché un toro? Beh, ci sono due ragioni. Innanzitutto, il segno zodiacale di Ferruccio Lamborghini è il toro. In secondo luogo, è un appassionato di tori che trova potenti ed eleganti. Alcuni modelli di auto hanno persino il nome di alcuni tori. Ad esempio, la Lamborghini Diablo prende il nome da un toro chiamato Diablo, famoso nel XIX secolo. Anche la Lamborghini Murcielago prende il nome da un altro straordinario toro. E, dopotutto, un toro è forte e può essere un buon simbolo per un'auto potente, non credete? Fin dall'inizio, una Lamborghini è un'auto di lusso che compete con le già famose Ferrari, Jaguar e Maserati. All'inizio, la gente non è molto propensa a pagare una grossa somma di denaro per acquistare un'auto da una persona che produceva trattori. Ma Ferruccio Lamborghini non ha paura di promuovere e mostrare la sua creazione. Alcuni giornalisti rimangono colpiti dall'auto e la riempiono di complimenti, ed è così che il veicolo entra nel mondo e nel cuore delle persone. Quindi, in conclusione, in origine le Ferrari sono molto potenti e molto veloci, ma al di fuori della pista da corsa sono piuttosto scomode. Le Lamborghini sono auto confortevoli, meglio equipaggiate, meglio gestite e con una guida fluida, ma non sono veloci come le Ferrari. Negli anni 60 e 70 non dovevano ancora essere velocissime, perché Ferruccio Lamborghini non vedeva l'utilità delle gare. Si tratta quindi di due auto completamente diverse, costruite per persone e scopi diversi. Non sono concorrenti e sono impossibili da confrontare. La Lamborghini non voleva nemmeno fare un'auto da corsa. Ma oggi sappiamo cosa sono. Quindi, cosa è successo dopo? All'alba degli anni 80, la Rus, la scuderia francese di Formula 1, chiese a un famoso designer di produrre un nuovo motore. Il progettista contattò gli amici della Lamborghini, proponendo loro di collaborare. Poco dopo, un motore Lamborghini, non ancora un'auto, fece il suo debutto in Formula 1. All'inizio non fu un successo strepitoso, ma i motori sembravano promettenti e l'azienda continuò a produrli e a fornirli a diversi marchi automobilistici. Nel 1991 un ricco uomo d'affari chiese di produrre non solo un motore, ma un'intera auto da corsa Lamborghini, e l'offerta era troppo buona per essere rifiutata. L'auto non ebbe grandi prestazioni, ma fu l'inizio. Nel corso degli anni, sia la Ferrari che la Lamborghini iniziarono a migliorare ciò che mancava loro. La Ferrari iniziò a produrre modelli più convenienti per le strade. E la Lamborghini si fece strada fino al livello delle corse, migliorando il motore e la velocità. Tuttavia, anche se queste due supercar sono al top, ancora oggi rimangono fedeli alle loro filosofie originali, con la Ferrari che pone l'accento sulla velocità e rimane la più veloce, e la Lamborghini che produce auto da strada, più confortevoli e lussuose. Quindi, se guardiamo bene, non sono realmente concorrenti, sono troppo diverse. I veri appassionati di auto le distinguono a un miglio di distanza perché entrambe hanno un proprio stile. Le Ferrari hanno un design morbido, mentre le Lamborghini sono più spigolose e progettate per essere più aerodinamiche. Da che parte stai?